Weingarten. Al primo sguardo, un barocco affascinante. Ma la città ha molto di più da offrire. Weingarten è molto di più! Molto di più di quanto voi vi aspettiate. Weingarten è una città da vivere. Buone infrastrutture e una economia sana, gente soddisfatta. Secondo quanto ho rilevato, la Svevia Superiore è la regione tedesca con la più alta qualità di vita. Moderna, tollerante, ma anche consapevole delle proprie tradizioni. Qui tra il lago di Costanza e l'Algovia i visitatori scoprono un nuovo gusto per la vita. A tale scoperta contribuisce certamente anche l'indole solare della gente del luogo. Weingarten è una località del Baden-Württemberg in cui la sensazione di benessere è di casa. Il giardino cittadino, ad esempio, offre ampi spazi per manifestazioni e momenti di relax. C'è sempre un motivo per festeggiare. A noi abitanti di Weingarten piace fa festa! Gli abitanti di Weingarten sono cosmopoliti e legati da una profonda amicizia anche alle città con cui essa è gemellata. Qui cibi eccellenti in numerosi ristoranti. Molto di più anche per i bambini. La festa locale è degli scolari, i bambini mostrano com'era una volta la vita. La storia della città diventa un'esperienza da vivere in prima persona. Per tutto l'anno i bambini aspettano entusiasti che si sia dato il via a questo corteo. E non solo i bambini. Una festa per i più piccoli che offre numerose attrazioni e svaghi per tutte le età. La basilica troneggia su Weingarten. L'origine della vita cittadina, un'opera unica nel suo genere. E attira migliaia di visitatori. La basilica, il simbolo di Weingarten, caratterizza l'immagine della città. Quest'opera di arte barocca è onnipresente a Weingarten e riveste tutt'oggi un ruolo centrale. Celebre in tutto il mondo l'organo Gablo, un piacere da godersi in numerosi concerti. All'ascensione i credenti si incontrano per la processione. Qui si avverte una forza collettiva. In migliaia attraversano la città in un pellegrinaggio che conduce al Monte della Croce. A Weingarten il legame con la religione è qualcosa di molto particolare. La messa all'aperto è il momento che preannuncia l'evento religioso successivo, la processione a cavallo al seguito della reliquia del Sacro Sangue che si svolge il giorno successivo all'ascensione. La mattina presto i partecipanti si preparano alla più grande processione a cavallo del mondo. Questa processione è fidi vissuta. Cavalieri e cavalli si radunano nel cortile del convento. Accompagnati dalla musica delle bande, sfilano attraverso la città. Il cavaliere del Sacro Sangue. Con la reliquia benedice i credenti radunati sul ciglio della strada. Al seguito, i cavalieri della processione, anch'essi pregano. E i nuovi eredi di questa tradizione non mancano di certo. Dopo, la festa popolare. Anch'essa fa parte della tradizione legata a questa festa. Il centro cittadino. Qui c'è molto da scoprire. Lo Schlössle, il castelletto con il museo cittadino. La Amtshaus. Qui e nel municipio sito di fronte ad essa gli uffici dell'amministrazione comunale. L'isola pedonale della Karlstraße, l'ideale per fare acquisti, godersi la vita e i suoi piaceri. Per Weingarten passa il cammino di Santiago de Compostela. Il lago di Costanza è così vicino da poterlo quasi toccare.
Direttamente alle porte di Weingarten si trova un laghetto, il Rösler Weiher, un pittoresco biotipo nella foresta Altdorfer Wald. Natura. Relax allo stato puro. Già famoso il percorso di Walking, il luogo in cui ogni anno si disputa il Walkenton. Immersa nella natura, la piscina all'aperto, riscaldata con energia solare, una struttura dagli spazi generosi che trasmette ai visitatori di tutte le età la sensazione di vivere qualcosa di più. Un'ondata di gioia e relax. A Weingarten e nei suoi dintorni le possibilità di godersi il tempo libero sono illimitate. Affidati alle mani più sapienti nell'interesse del paziente. Qui utilizzano le più moderne tecnologie per interventi, soprattutto nella chirurgia della mano e in quella mini-invasiva. L'ospedale di Weingarten si è guadagnato un buon nome. Nella clinica 14 Nothelfer vengono al mondo bambini di tutta la regione. Vengono al mondo anche la piccola Lena. Il reparto maternità è conosciuto anche al di là dei confini di Weingarten. Artigianato, commercio e piccola industria. Le colonne portanti della città. Il principale datore di lavoro Müller Weingarten, un'impresa del gruppo Schulo. Qui si fabbrica un'ampia gamma di impianti produttivi e di efficienti strumenti. L'impresa è il leader mondiale nel suo settore di attività. Accuratezza artigianale e know-how tecnico, garanzia di posti di lavoro per il futuro. Qui si formano le nuove leve. Gli studenti di ingegneria delle università di tecnica, economia e scienze sociali si preparano al loro futuro. Meccanica, nuovi sviluppi e ricerche nel campo delle tecnologie dei veicoli o la programmazione e la costruzione di robot. La varietà è immensa. In una parte del convento si trova l'Istituto Superiore di Magistero. Qui la maggior parte studia per diventare insegnante. Le migliaia di studenti caratterizzano la città e conferiscono a Weingarten un tocco di colore. Niemals! Deswegen sonst! Nel cortile interno del convento, un teatro pulsante su uno sfondo storico. Qui si tengono ogni anno le rappresentazioni teatrali del Festival in Convento. Da anni un evento che attira numerosi spettatori, un arricchimento della vita culturale della regione. Il centro culturale congressuale dà cornice a svariate manifestazioni, persino la Grand Opera. La quinta stagione. Il momento culminante di carnevale a Weingarten. Una volta vissuto qui il carnevale, a ogni visitatore è chiaro che a Weingarten c'è sempre movimento. L'allegria è travolgente. Tra Giovedì Grasso e il Mercoledì delle Ceneri qui regna il più assoluto divertimento, una tradizione vecchia di secoli. La banda conduce il grande corteo di maschere. L'associazione Plätzler Zunft 1348 fa da padrone di casa. I suoi costumi, una miriade di lembi di feltro. Il momento culminante di carnevale a Weingarten affascina chiunque. Non c'è che dire, gli abitanti della Svevia superiore festeggiano volentieri, sono infatti, come dimostrato, le persone più soddisfatte in Germania. Weingarten è molto di più di quanto vi aspettiate.